Ciao Screen Wakers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. È in arrivo in anteprima il 2 e 3 dicembre e dal 7 dicembre solo al cinema Prendi il volo, un nuovo film animato targato Illumination che porterà in scena il viaggio di una famiglia di anatre durante la migrazione. Protagonista del film è la famiglia Mallard, formata da papà Mac, mamma Pam e i loro due figli, l'adolescente Dax e la piccola Gwen. Quando una famiglia di anatre migratorie approda nel loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam e Mac si convincono ad intraprendere un viaggio di famiglia verso la Giamaica tropicale. Lungo il tragitto faranno nuove amicizie, espanderanno i propri orizzonti e scopriranno lati nascosti di loro stessi. Il film è diretto da Benjamin Renner e fra i doppiatori italiani troviamo Francesco Scianna, che fa Mac, e Serena Rossi, che fa Pam. Quello della famiglia è un tema che ricorre spesso nei film animati. In attesa di Prendi il volo, ecco alcune delle più amate famiglie animate viste in sala. Gli Incredibili, la famiglia degli Incredibili, protagonista di due film usciti al cinema nel 2004 e poi nel 2018, è composta da supereroi con poteri unici. Loro sono Mr. Incredible, ovvero Robert, Elastigirl, ovvero Helen, Violet, Dash e Jack-Jack. Le trame di entrambi i film si focalizzano sulle difficoltà che sorgono quando la vita familiare si intreccia con il peso della responsabilità derivante dai poteri. La forza di questa famiglia emerge soprattutto quando i suoi membri lavorano all'unisono, ma purtroppo le tensioni familiari sono sempre all'ordine del giorno. Cattivissimo Me. La famiglia di Cattivissimo Me è composta invece dal protagonista Gru e dalle sue adorabili figlie adottive, Margot, Enid e Agnes. Gru inizialmente un cattivo il cui scopo è quello di rubare la luna nel primo film di una trilogia che nel tempo ha dato vita anche a due spin-off e di cui attendiamo il prossimo episodio l'anno prossimo, si trasforma in un padre amorevole dopo aver adottato le tre sorelle. La dinamica familiare è quindi al centro delle storie, con Gru che impara il significato della responsabilità e dell'affetto e finisce per trovare anche una simpatica e coraggiosa moglie ed un fratello gemello molto particolare, diciamo. La famiglia è ulteriormente arricchita dalla presenza dei Minion, gli esilaranti assistenti di Gru. Madagascar. La famiglia di Madagascar non ha legami di sangue, ma non per questo è meno unita di una famiglia tradizionale. Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l'ippopotamo e Melman la giraffa ne sono i componenti cresciuti insieme in uno zoo di New York. Nel corso della saga, che ad oggi conta una trilogia, uno spin-off e varie serie animate, i quattro affrontano situazioni divertenti ma anche pericolose, superando tutto sempre grazie alla forza dei loro rapporti. Ribelle, The Brave. Il film segue la storia di Merida, una principessa ribelle, come da titolo, ed abile arciera, la cui famiglia include suo padre, Re Fergus, sua madre, la regina Elinor, e i suoi tre fratelli gemelli. La trama si concentra sulla difficile relazione madre-figlia tra Merida e Elinor. Sfidando le antiche tradizioni pur di cambiare il proprio destino, Merida finirà per affrontare un'avventura che la avvicinerà finalmente a sua madre, mentre entrambe capiranno l'importanza della libertà individuale ed impareranno a rispettare le loro rispettive differenze. I Croods. La famiglia preistorica dei Croods è composta dal capofamiglia Grug, sua moglie Uga, i loro figli Ep, Tonko e Sandy e dalla madre di Uga, Nonna Cruz. La trama dei due film del franchise segue i membri della famiglia mentre affrontano le sfide di un mondo in evoluzione, fra creature sconosciute e paesaggi pericolosi, e insieme dovranno dar fondo ad uno spirito di adattamento che non pensavano di poter avere, potendo contare gli uni sugli altri ma anche dovendosi sforzare ad includere degli amici fidati all'interno della loro ristretta cerchia. La prossima famiglia che imparerete ad amare sul grande schermo è quella dei Mallard, i protagonisti di Prendi il volo. Non perdete le loro avventure in anteprima il 2 e il 3 dicembre e dal 7 dicembre solo al cinema. E voi, avete visto i film dell'elenco? Vi vengono in mente altri film d'animazione in cui la famiglia è protagonista? Fatecelo sapere come sempre in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!